Ehi, tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. Ok. Oh mio Dio, veramente perfetti. Siamo tipo la coppia perfetta. Cavolo, sembri una modella. Tieni il telefono a portata di mano. Magari riesci a farmi il book nel capanno. Ok, ci sto. Qua fuori si gela. Beh, ci sono io per questo. E come pensi di farlo? Ho un paio di idee. L'hanno un po' abbandonato questo posto, eh? Che peccato. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi. Se saremo fortunati, ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso. Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Cazzate. Ah, credo manchi l'elettricità. Josh non ha parlato di un generatore. Vorrei che tu potessi generare un po' di movimento e mettere in moto quel dannato generatore. Ok, gli urlerò come fai tu con me. Vediamo se funziona. Ok, vediamo. Boom! Bel colpo, Mikey. Sei un mago? Voilà! Il cancello si apre. Non male, vero? Sì, davvero. È stupendo. Oh, sì. Ho un sacco di successi. Sei emozionato? Perché a vederti non sembra. Adesso sono proprio su di giri. La nostra è come un'avventura con un po' di sesso. Un nastro della polizia. Per Anna e Beth. Pensavo avessero ripulito. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso ho i brividi. Beh, dovunque siano, sono sicuro che sono felici di sapere che le pensiamo. È una cosa molto bella da dire. Ho sentito qualcosa. Sì. Oh, cazzo. Non
so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Emily. Sai cosa? Fanculo. Siamo avventurosi. Noi troveremo un'altra... Jess! Cazzo! Ehi, Jessica! Sì? Ehi, sto bene. Porca troia, mi hai preso un colpo. Credi che io mi sia divertita? Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Bene, vuoi uscire? Non lo so. Qui sotto non vedo quasi niente. Ok, vengo io da te. Stai ferma. Ehi, tesoro. Mi aiuteresti a spostare il carrello? Bene. Dammi una mano a spostarlo, dai. Non era così che ci immaginavo a sudare insieme. Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per dopo, fustacchioni. Pessimo. Strano posto per fumarsi un sigaro. È recente. Chissà chi è stato qui. Wow. Questo posto sembra antico. Porca caverna. Deve essere roba dei nativi americani. Non credo che i minatori passassero il tempo a disegnare, no? No. No, sembra più una specie di altare. Un altare a cosa? Stai bene? Sì. C'è qualcosa di strano in questo posto. Sì, meglio se ce ne andiamo. Merda. Questo posto ha bisogno di una sistemata. Finalmente, un barlume di speranza.
Bene, bene. Quando Josh ha parlato di capanno, speravo qualcosa di meglio. Vedrai la camera da letto. Oh, hai in programma qualcosa per quella stanza? Ti farò conoscere ogni angolo. va bene, ora non fare troppo il gradasso. Oh, un binocolo! Voglio guardare gli alberi, voglio guardare le nuvole, voglio guardare il capanno. Wow! Stai bene? Ho visto qualcuno al capanno. Ok, fammi guardare. Non è che per caso hai bevuto, tesoro? Ci siamo solo noi qui. Forse... Ehi, Jess! Mm-hmm. Non allontanarti. Perché? È che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi bruni. Oh, Michael! Ho un'idea geniale! Cioè? Abbracciamo un orso! Dai, per favore, dai! Meglio evitare di abbracciare gli orsi. Attento, scemotto! Stavo solo rispondendo al suo richiamo. Wow, che ragazzo facile! Sì, ho molto amore da dare. Avevo paura. Porca troia, Josh. Non potevi almeno sistemare il sentiero prima di spedirci qui? Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista. Oh, buh! Sbruffona! Ehi, Mike. Hai qualcosa sulla faccia. Boom! Ok, ok. Se le cose stanno così... Jess? No! Jess! Sammy! Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Stavo entrando in vasca. Non è che per caso ti serve una mano? No, grazie. Andiamo. Bene, Josh. Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda nella tua grande e bella baita. Cos'è stato?
cose di Anna. Accidenti, Anna. È ricotta, eh? Proprio non riusciva a togliersi dalla testa Mike. Procurarci delle coperte. Puoi farcela. Noi crediamo in te. Sì, davvero. Forza, Josh, forza. Va bene, pubblico non pagante. Sapete una cosa? Mi è venuta un'idea. Cioè? Ok, sono quasi certo che da qualche parte in casa avevamo una bella tavola spiritica. Una cosa? Wow, hai una tavola spiritica. Quelle cose sono finte, dai. Non fanno niente. No, ti sbagli. La usavamo spesso, io e... Ehi, Josh! Il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia. È nel seminterrato. Voi, piuttosto, vedete di trovare la tavola spiritica. Chris, cerchiamola. Dai, sarà come una caccia al tesoro. Ok. Va bene. Grande. Non ve ne pentirete. Ti va di fare un giro?